guardi, è soltanto un impasse. Ma il 15 febbraio è un termine che aveva dato per il confronto tecnico direttamente al Presidente del Consiglio, da lì nasce quel 15 febbraio. Posso dire che il 15 febbraio sul piano tecnico c'è tutto, perché oggi abbiamo una bozza. Ci sono dei punti sui quali non c'è ancora l'accordo, però io sono un inguaribile ottimista e penso che alla fine troveremo un accordo, anche perché non è una richiesta di Luca Zaia per quanto riguarda il Veneto, ma è una richiesta di 2.328.000 veneti. E ricordo che le due forze di governo, Lega e 5 Stelle, hanno sostenuto il referendum per il sì, hanno sottoscritto l'autonomia con il contratto di governo e l'hanno ribadito in più occasioni che l'autonomia si dovrà fare. Lei chiede tutte e 23 le funzioni del progetto di autonomia rafforzata? Sì, non lo trovo neanche scandaloso, visto considerato che è scritto in Costituzione che una regione può chiedere le 23 materie. Ricordiamo ai cittadini che in Costituzione c'è addirittura l'elenco delle 23 materie. Quindi noi abbiamo fatto un referendum per le 23 materie, continuiamo a chiedere le 23 materie, siamo a disposizione, però è un'intesa. Roma non deve prevaricare il Veneto non deve prevaricare Roma. Soluzioni anacquate ovviamente non ne sottoscrivo. Sulla sanità c'erano molti dubbi proprio legati all'autonomia, cioè la paura che le divisioni tra le regioni e le diseguaglianze possano crescere. Ma guardi, vai contro ogni principio del buon padre di famiglia quando si studia economia, te lo spiegano. Cioè, azzoppare chi è bravo per fare in modo che ci sia un'equa divisione del malessere mi sembra proprio che non sia una vera soluzione. La vera soluzione invece è aiutare chi ha difficoltà a crescere e arrivare a livelli qualitativi dignitosi. Ed è esattamente questa la sfida. Pensare di penalizzare chi produce perché qualcun altro non ce la fa, direi proprio di no. Ma nessuno vuole abbandonare alcuno in giro per l'Italia.